Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata di fine anno, una puntata che vuole congedarci dal 2017 ed aprire gli orizzonti del 2018. Faremo un po' il bilancio della nostra realtà, della nostra Taranto in quest'anno, soprattutto costruttivamente, vedendo quelle che possono essere le prospettive di sviluppo in un momento comunque davvero difficile per la nostra area, per il nostro territorio. La classifica relativa appunto alla vivibilità, quella stilata dal Sole, la classifica relativa alla qualità della vita, quella stilata dal Sole 24 ore, purtroppo per l'ennesima volta ci colloca al penultimo posto. Giù di lì cerchiamo di capire qual è la situazione, perché poi io sinceramente a queste classifiche non è che ci creda tanto, però i problemi ci sono. Parimenti, abbiamo però delle enormi potenzialità, penso al patrimonio naturale, al mare, alle nostre terre, penso all'immenso patrimonio archeologico, ecco, da lì si potrebbe ripartire. E si potrebbe anche ripartire, si dovrebbe ripartire dal cuore grande dei tarantini. Vedete, l'iniziativa, la raccolta di fondi con le magliette Yes Capaccio per te, con Nadia Toffa, fa capire che il cuore dei tarantini è grande. E cerchiamo di rimboccarci le maniche e soprattutto di unirci, perché in questa città la rovina è rappresentata proprio dalle divisioni. Era un mezzo così. Saluto di fine anno. Andiamo subito a salutare gli ospiti e non vi ho voluto dire la location. Siamo nella bellissima struttura del Bar Beethoven, sito a Taranto in via La Caita, nei pressi della concattedrale. Una struttura, una realtà economico-produttiva che la vedrete voi stessi con i vostri occhi attraverso le immagini che irradieremo. È davvero un fiore all'occhiello per eleganza, per qualità. Non è solo l'aspetto, il tipico bar, ma è un punto di incontro, una di quelle realtà che fa crescere il nostro territorio. E allora, andando a salutare gli ospiti, poi cammin facendo vi faremo vedere, vi faremo fare l'acquolino in bocca con le specialità del Beethoven, già così un inizio, una zoomata su questi cannoli e su queste paste, ma poi anche parleremo anche di artigianato, perché c'è un filo diretto tra Taranto e la Sicilia. E allora salutiamo subito Giovanni Cafisio, è stato lui che si è caricato questo peso di dar vita ad una bellissima realtà, quella del Beethoven, un tocco di eleganza, ma anche creare occupazione. Lo salutiamo subito e poi gli daremo la parola. Giovanni Cafisio è un uomo di Stato, un carabiniere, perché quando in pensione, perché quando si porta la divisa si è carabinieri sempre, si è servitori Grazie. Dello Stato, dall'inizio alla fine. E parlando di servitori dello Stato, non poteva non mancare il dottor Franco Sebastio, assessore alla cultura e all'attuazione del programma del Comune e alla legalità, lo stavo dicendo, mi ha preceduto, non poteva non essere così per l'ex procuratore di Taranto. Chi non lo conosce, chi non conosce le sue inchieste, in primis ambiente svenduto. Parlando di legalità, di uomini di Stato, abbiamo il piacere appunto di averla qui ospite. Irene Lamanna, la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Abbiamo parlato di risorse del territorio, di mare, di turismo, quindi Irene Lamanna, la presenza di Irene Lamanna è duopo. E parlando di cultura, parlando di società civile, parlando di impegno appunto della città, dei cittadini, un uomo che sa davvero far vibrare il territorio per iniziative culturali, mi riferisco al professor Carmine Carlucci, che è il presidente del Comitato per la Qualità della Vita. E allora, fatta questa premessa, andiamo subito a fare gli onori di casa con Giovanni Cafisio. Non è facile operare in questa città, perché le difficoltà sono tante, però lei ha avuto un atto di coraggio, quel coraggio che il Sud
noi uomini del sud sappiamo mettere in campo. Lei è originario, è nato a Caltagirone, sì. E poi parleremo anche di qualche bella iniziativa che vogliamo fare mettendo così un filo diretto tra Taranto e la Sicilia. Prego. Buonasera, niente, un'iniziativa, più che altro un aiuto per la famiglia, insomma, questo non il proprietario, sono i miei figli, io aiuto solo a loro e così via. L'iniziativa è quella di cercare di portare dei prodotti naturali e genuini dalla Sicilia, iniziando dal cannolo siciliano, dei prodotti dolci, la cassata, gli arancini, che già li stiamo portando. E poi, a che dire, diciamo, l'obiettivo è quello, tutto dalla Sicilia, ogni settimana portare questi prodotti qua così. Poi c'è un'altra novità, perché mi è venuto in mente, siccome io ho un parente che è un artigiano da 46 anni, che più che altro della specialità della ceramica, la famosa ceramica di Caltagirone. Ci sono dei piatti, che ci poi sono degli... vi faremo vedere proprio tutta la vetrinetta allestita, però questi piatti sono già significativi. Sì, 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 questo è un inizio, diciamo, come esposizione, anche se noi siamo autorizzati pure alla vendita, però attualmente è un'esposizione. Però è la ceramica originale, ceramica pregiata di Caltagirone, di tutto, di qualsiasi tipo di genere, iniziando dai mosaici, di qualsiasi, di tutta la località della Sicilia, da Piazza Armerina, Cefalù, insomma, tutte queste cose. E c'è un nipote mio che lavora da 46 anni, che fa questa professione. Quindi ho intenzione, a tutti gli effetti, di cercare di ingrandire, di fare qualcosa, soprattutto per la ceramica, ma innanzitutto per... il bar Beethoven, perché questo bar, sì, c'è stato qualche problemino, però noi vogliamo portarlo veramente un vero Beethoven, un vero Beethoven a tutti gli effetti, di portare più prodotti possibile con un personale qualificato, pagando le tasse come è previsto per legge. Ho notato l'eleganza del locale, gli investimenti che sono stati fatti, è stato proprio ristrutturato ex novo, e quindi tutto, voglio dire, tutto, ecco, poi bellissima questa idea della produzione artigianale, dei manufatti di Sicilia, della terra di Sicilia, perché poi noi proprio quest'estate, a luglio, abbiamo fatto uno speciale di Polifemo sulla legalità in memoria nelle giornate in ricordo di Falcone e Borsellino, e così, conoscendomi, girando un po' il territorio, mi era venuta un'idea: ma perché non facciamo un bel gemellaggio, uno scambio culturale tra Taranto e alcune realtà siciliane? E avevamo preso proprio dei contatti con Pucceri, che è il presidente di Casa Artigiani di Palermo. Beh, la coincidenza vuole che questa idea mi piacerebbe portarla avanti, perché il nostro sud è ricco di cultura, è ricco di professionalità, e allora dobbiamo cercare di valorizzarlo. Allora, procuratore... Dottor Sebastio, però io dico sempre, semel procurator, semper procurator. E allora, andiamo, come si sta trovando nella veste di rappresentante istituzionale dal punto di vista amministrativo? E la cultura è un volano, è uno strumento per il riscatto di Taranto, forse sicuramente è una via, perché quando noi parliamo di grande industria, quando si parla di alternativa alla monocultura dell'acciaio, beh, noi dobbiamo sfruttare le nostre risorse, e grazie a Dio il patrimonio culturale che abbiamo. Per quanto riguarda la classifica alla quale lei faceva prima riferimento, vabbè, vediamola anche in maniera ottimistica, non possiamo che migliorare. Perché se siamo proprio in fondo alla classifica, d'ora in poi, non si può andare fondo, nel sottosuolo. Di più non ci potremo andare, e quindi, ecco, diciamocelo così, con una punta di ottimismo, anche se, come diceva lei prima, io a queste classifiche, poi le classifiche del Sole 24 ore, insomma, io ci credo, ma fino a un certo punto, anche se la testata giornalistica è importante. Il sintomo c'è. Il sintomo di malessere, indubbiamente, si rappresenta una situazione di malessere che purtroppo a Taranto si è stratificata. Come ne veniamo fuori? E beh, ne veniamo fuori perché, insomma, noi dobbiamo renderci conto di una situazione sulla quale non si può discutere. Noi tarantini, la nostra città è andata avanti per
non dico per secoli, ma per un lungo periodo di tempo, facendo affidamento sugli aiuti o sugli interventi che venivano dall'esterno. I cantieri Tusi, l'arsenale militare, l'allora Shell, poi Agip, eccetera, eccetera, la Cementir, l'Italsider, l'Ilva e via dicendo. Ma a Taranto non si è granché sviluppata quella che era un'attività, vogliamo dire, imprenditoriale, economica, tipica, locale. È stata sempre messa da parte perché siamo andati sempre dietro a quelle che potevano essere le sovvenzioni, gli aiuti e gli interventi che venivano dall'esterno. Penso che a questo punto sia arrivato finalmente il momento in cui ci si rende conto che la situazione deve cambiare. Ecco, c'è da dire però che evidentemente se si è arrivato a questo punto, a questo livello di tirare a campare, una cosa stratificata nei decenni, beh, evidentemente vi sono state anche responsabilità della classe politica, lato senso intesa a tutti i livelli, perché se, diciamocelo apertamente, l'Italsider, l'ex Italsider, ora Ilva, ha fatto quello che ha fatto e idem c'era questa forma di neanche assistenzialismo, ma mancanza di capacità di intraprendere, evidentemente ci sono state anche delle responsabilità di chi ha amministrato la cosa pubblica. Sì, amministrare la cosa pubblica certo è fondamentale, però l'operatore economico, io lo dico in maniera molto ampia, dovrebbe agire, attivarsi, prescindendo anche da quello che può essere l'orientamento dell'amministratore. Quando parliamo di attività, per esempio, imprenditoriale, l'attività imprenditoriale deve anche prescindere da quelle che possono essere le indicazioni che vengono dalla politica locale. D'altra parte, è risaputo, è stato facile adagiarsi per interi decenni su quello che ci veniva dall'esterno, che ci veniva erogato, e adesso ci troviamo in una situazione alla quale bisogna pensare al futuro e per la quale bisogna rimediare. La dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Abbiamo parlato di risorse, io ho usato l'espressione inespresse, o meglio non sfruttate appieno, del nostro territorio. Penso alla risorsa mare. Irene Lamanna, titolare del B&B Albergo Lamanna, imprenditrice, ha il termometro della situazione, tasta il polso. Certamente la crescita turistica, qualcuno parla di boom, ma il boom forse è un'espressione forte, ma comunque la notevole crescita è significativa, però questa crescita deve essere supportata a livello di infrastrutture e quant'altro. Vedendo un po' il quadro ormai passato della stagione estiva, ma anche un discorso di destagionalizzazione, e potremmo parlare, dico per dire, di altre forme di turismo, il turismo religioso e vari eventi della nostra città che permettono la destagionalizzazione. Allora, io sono perfettamente in linea con quello che diceva qualche minuto fa il dottor Sebastio, ovvero che Taranto purtroppo per quasi 50 anni, e cioè dal 56, da quando c'è stato l'avvento dell'Ilva, si è adagiata sull'assistenzialismo e sulle sovvenzioni di Stato, tanto da allontanare quella che era inizialmente una capacità di sviluppo imprenditoriale del territorio tarantino, soprattutto nel mercato ittico, parlando appunto di mare, si è poi ovviamente persa per seguire il sogno, tra virgolette, dell'Ilva e del lavoro, diciamo, un po' più... vorrei dire comodo, ma non vorrei essere fraintesa, cioè con meno rischi di impresa, chiaramente. Quindi è assolutamente vero che i tarantini avevano e hanno una certa pigrizia nella volontà di investire sul territorio. La molle Tarentum. La molle Tarentum, come già dicevano gli antichi greci, non sappiamo gli spartani, quelli hanno la zuppa nera, sono un'altra cosa. Una vexata questio sull'origine spartana di Taranto. Lingue straniere stasera, vedo con piacere.
E quindi questo è sicuramente un dato di fatto, ma è altrettanto vero che proprio l'avvento dell'Ilva avrebbe potuto sollecitare le amministrazioni passate nel investire sul territorio per far sì che quei pochi imprenditori locali di buona volontà che c'erano o che ci sono potessero insomma ricavare un incoming dal punto di vista turistico sicuramente più futuristico per il territorio, cosa che chiaramente non c'è stato, cioè l'amministrazione e gli imprenditori non hanno avuto interesse nello sviluppo economico della città. Fondamentale importanza per lo sviluppo del turismo a Taranto è indubbiamente il mare. Come proprio stamattina dicevamo con qualcuno in un incontro tra l'altro pubblico, il mare è la Cenerentola un po' di Taranto. Quando invece dovrebbe essere il protagonista assoluto. Esattamente, no? Esattamente. Per questo, per esempio, colgo l'occasione un'ennesima volta per ringraziare la Marina Militare che proprio quest'anno nel mese di ottobre ci ha pregiati del trofeo del mare che insomma ci ha, ha onorato e illustrato la città con un'impresa sportiva che ha messo in risalto quelle che sono tutte le attività del mare e che si possono svolgere intorno al mare. Quindi sicuramente il mare è, diciamo, il fiore all'occhiello e dovrebbe essere di un incoming turistico, ma il turismo, come si sa, non è solo il turismo liaison, quindi il turismo del mare, ma si sviluppa in diversi settori. Come ci siamo sempre detti in questi 15 anni, c'è il turismo business, che diciamo è quello che va per la maggiore nel nostro territorio, e poi c'è il turismo religioso, il turismo culturale, sociale e ovviamente sportivo. Professor Carmine Carlucci, Presidente del Comitato per la Qualità della Vita. Tantissime iniziative culturali legate al territorio ionico, tantissimi input che voi lanciate. Il Comitato per la Qualità della Vita si è battuto e si batte strenuamente anche per la risorsa università a Taranto. È davvero l'università l'elemento, la cifra che fa la differenza, che permette a una città di fare il salto di qualità, vedi Lecce per esempio. Ecco, tutti questi input culturali aperti alla città che voi lanciate, poi nelle sedi istituzionali trovano riscontro, trovano quel sostegno, quella spinta che viceversa, cioè senza la quale poi rimane un tentativo encomiabile il vostro, ma che, ripeto, senza supporto poi finisce per lasciare il tempo che trova. Ma io devo dire che noi come Comitato per la Qualità della Vita da 34 anni cerchiamo di recuperare le nostre radici prima di tutto. In questa settimana abbiamo realizzato il presepe vivente lì a Palazzo Galeota. Palazzo Galeota è uno dei gioielli della città vecchia, come certamente Irene sa, e però accanto al recupero delle nostre tradizioni, delle nostre radici, ovviamente il nostro impegno si è incentrato sulla università. Nell'84 lanciamo la petizione popolare La città chiede l'università. Finalmente oggi possiamo dire che a Taranto c'è un prestigioso insediamento universitario, che però non ha prodotto la cultura dell'università. I milioni che hanno speso le amministrazioni comunali, provinciali, sono tanti, perché mettere a disposizione contenitori prestigiosi come il Convento San Francesco, la sede di economia, la realtà prestigiosa a Paolo VI, dove peraltro c'è un polo scientifico tecnologico Magna Grecia, non è stato certamente facile. Evidentemente però è mancato che cosa? Creare le condizioni perché le famiglie, le nostre famiglie, i nostri giovani, per i quali io ho coniato il termine caporetto generazionale, perché purtroppo oggi
i nostri giovani non solo non credono nella formazione che offre il territorio, ma soprattutto vanno via da Taranto, e questo è il grande dramma, vanno via da Taranto e non ritornano più a Taranto. E vanno via da Taranto e non ritornano a Taranto perché? Perché a Taranto non si sono create, continuano a non crearsi le condizioni perché questi giovani, sia formati a Taranto, sia formati fuori, possono poi esprimere le loro vocazioni, le loro potenzialità. Ecco allora che il discorso dell'università dovrebbe diventare centrale nell'impegno di tutti, non solo dell'amministrazione comunale, nell'impegno della stessa regione, che una volta per tutte dovrebbe cominciare a capire che se vuole veramente far rinascere Taranto è necessario che la regione provveda a sostenere l'università a Taranto, perché non può oggi l'università essere sostenuta dal comune o dalla provincia che esiste, per modo di dire. Occorrono risorse finalizzate a creare, a riportare nell'università, nel sistema universitario tarantino, per esempio le vocazioni, perché prima si faceva riferimento al mare. Beh, abbiamo distrutto scienze del mare. Poi siamo entusiasti del fatto che alcuni giovani che si sono formati a scienze della maricoltura, attenzione, che si sono formati a scienze della maricoltura, sono diventati dei piccoli imprenditori e oggi sono un fiore all'occhiello della città di Taranto. Mi riferisco a Fanizza e agli altri. Non abbiamo creato le condizioni per una mitilicoltura che non può essere solo quella del passato, ma che evidentemente deve agganciarsi alla ricerca. E la ricerca chi la deve fare? La deve fare l'università, evidentemente. Siamo entusiasti degli ipogei, certo, ma lo studio di quegli ipogei, oggi gli ipogei sono stati scoperti, parliamoci chiaramente, da chi? Da volenterosi che hanno lanciato l'iniziativa all'amministrazione comunale. Questa amministrazione comunale, bisogna dare atto, ha cominciato a prestare attenzione a questa realtà di ipogei, a questa realtà archeologica, ma evidentemente è necessario, è indispensabile che la realtà archeologica di Taranto si agganci, faccia riferimento alla ricerca. E abbiamo distrutto scienze dei beni culturali, cioè la formazione di coloro i quali dovrebbero in realtà promuovere la ricerca e quindi valorizzare il nostro patrimonio archeologico. Non parlare della sovrintendenza. Quello poi è un capitolo doloroso. Prima di andare in pubblicità, vogliamo proprio la pubblicità live. Fra un po', infatti, daremo la parola al, come lo possiamo chiamare, direttore di sala, maestro, il nostro Bonaldo, che ci presenterà proprio le specialità del Beethoven. Ma intanto, prima di far venire il nostro Aldo, parliamo un po' di qualche proprio cosa, qualche specialità che più le sta a cuore, che lei ha voluto apportare. Beh, da buon siciliano, io sono nato a Caltagirone, insomma, più che altro a livello dolce, il cannolo, perché il cannolo sì, ci sono da tutte le parti, però non è uguale come quello della Sicilia. Io da buon siciliano, quindi il cannolo, io voglio portare la vera specialità dalla Sicilia, iniziando dal cannolo, già ce l'abbiamo, la cassata, le arancine della Sicilia, tutti i prodotti della Sicilia. Io sono fiero di essere siciliano, ma dico la verità, anche se dico un'altra cosa, che sono orgoglioso di essere a Taranto. Io da tarantino d'adozione. Sono contentissimo perché io... Da quanti anni sta a Taranto? Sono da 32 anni, sono ormai tarantino. Quindi amo Taranto, amo il mare di Taranto, sì, ci sono i problemi, e diciamo quello che mi sento dire, sono orgoglioso quando sento dire, speriamo che Taranto insomma sia... Però io amo Taranto così, veramente, forse più della Sicilia. Sono contento quando vado in Sicilia perché, diciamo, c'è la mia casetta ancora, i genitori e così via, però ritorno a Taranto contento. Cosa voglio fare? Voglio questo spirito di iniziativa, aiutare i miei figli. Come tutti noi genitori, è giusto che seguiamo i figli. E quindi la mia iniziativa è quella di portare i prodotti siciliani
E poi, siccome io ho un parente che è un artigiano da 46 anni, che la vera ceramica di Caltagirone, anche perché Caltagirone è famosa per la ceramica, c'è un museo della ceramica, i presepi della ceramica sono esposti anche a Grottaglie. Quindi questa è l'iniziativa di aumentare più che altro i prodotti a livello ceramica, ma più che altro il voglio fare il vero Beethoven a tutti gli effetti, portando, cambiando non Beethoven di una volta, ma Beethoven a tutti gli effetti, portando questi prodotti qua. E intanto avevo preannunciato, prego, avvicinati Aldo, come lo possiamo definire, il maestro di Ma lui è come un direttore, un direttore, lo vuole, ecco, bene, come se responsabile. E allora Aldo, dici un po' le specialità, le attività. Tu ovviamente quotidianamente presti il tuo servizio qui e quindi chiaramente dici come si struttura la giornata del Beethoven badando appunto alle specialità che voi mettete a disposizione della clientela. Diciamo che la nostra è un'attività a 360 gradi, dove noi la mattina iniziamo con le colazioni, poi c'è la pausa caffè dove offriamo degli ottimi cornetti artigianali fatti da un'ottima pasticceria di Taranto, e si svolge poi dopo da mezzogiorno con la pausa pranzo, dove diamo anche l'opportunità di scegliere al cliente se lo possiamo accontentare con qualche richiesta. C'è un menù a disposizione, anche perché qui ci sono varie attività commerciali nelle vicinanze, quindi proprio nella pausa pranzo, così senza andare a casa, chi ha a disposizione quella mezz'oretta, quei tre quarti d'ora, ha l'occasione d'oro per venire qui e consumare un piatto, un pranzo fatto appunto di specialità particolari. Certo, abbiamo già un menù di pausa pranzo, poi se possiamo accontentare i clienti con qualcos'altro lo facciamo anche. Poi abbiamo degli ottimi aperitivi per chi non vorrebbe fare appesantirsi, diciamo, col pranzo, insalatone, aperitivi. La sera facciamo anche degli ottimi drink, cocktail. Poi d'altronde poi il forte è proprio i dolciumi. Certo, come diceva il signor Giovanni, l'attività gestita dalla famiglia Cafiso, dove il signor Giovanni, da buon siciliano, ci fa conoscere. Ci prende per la gola con degli ottimi cannoli siciliani, paste di mandorla di Mirabella in provincia di Catania e tant'altro che offriamo. Bene, nella seconda parte Aldo promosso, puoi avere un futuro televisivo, e parleremo nella seconda parte di Polifemo, parleremo di degli eventi. Il Beethoven ha i suoi eventi da occasione appunto di incontrarsi, di passare serate in relax, ma tutto questo subito dopo gli obblighi pubblicitari. Bene, rieccoci, stavo dicendo in studio, no, siamo presso la struttura del bar Beethoven, sito a Taranto in via La Caita, nei pressi di Confcommercio della Concattedrale, e siamo qui a parlare del presente e del futuro di Taranto, guardando appunto gli aspetti culturali soprattutto della nostra città, non solo quelli ma anche quelli inerenti appunto al patrimonio naturale. E allora, prima di riprendere il discorso, siamo con Giovanni Cafisio, che è l'anima, colui il quale ha voluto impiantare, reimpiantare questa struttura. Abbiamo parlato della sua sfida imprenditoriale, abbiamo parlato delle specialità di questa attività, ma fare l'imprenditore a Taranto è una bella scommessa. Non è facile, dottore, non è facile. Sicuramente bisogna avere coraggio, questo è scontato. Il coraggio non manca, però non è facile, perché purtroppo ci sono parecchie attività, bar da tutte le parti, però io vado per la strada mia. Anche perché poi è la qualità che fa la differenza. Appunto, anche quello. Grazie, dottor. Ma io faccio la strada mia perché voglio che vada avanti questo progetto mio, progetto portando avanti più che altro sempre la tipicità della Sicilia, i prodotti locali della Sicilia, più che altro genuini, perché è importante fare qualcosa di buonissimo, di buono. Devo dire anche una struttura ampia,
sia all'interno sia all'esterno, e quindi è un punto di incontro, di ritrovo, anche considerando gli eventi che fate in serata. Sì, anche quello. Io cercherò di non chiudere più, anche per Natale, Santo Stefano, saremo sempre aperti, perché è giusto anche con la Chiesa, insomma, noi siamo sempre pronti. Come si suol dire in dialetto, insomma, il cliente ha sempre ragione, e quindi noi dobbiamo dare sempre a tutti gli effetti un servizio, cercare sempre di migliorare giorno per giorno e essere utile a tutti gli effetti, iniziando da me come sostegno per i miei figli, aiutando i figli e più che altro le mie figlie, con tutta la buona volontà in tutti i sensi. Certo. Dottor Sebastio, abbiamo parlato di cultura, di attività culturali, ecco un po' la programmazione del suo assessorato. Quello che avete fatto, le iniziative e quelle che, come dire, sono in cantiere, bollono in pentola. Beh, noi pensiamo ovviamente più alla città di Taranto, certo, più che alla Sicilia. E magari pensiamo di più alle ceramiche di Grottaglie, però anche le altre ceramiche sono però, belle. Assessore, un bello scambio culturale, un confronto si deve fare. Senz'altro. Va bene, dopodiché che cosa abbiamo programmato? La cultura è un discorso complesso, un discorso serio e complesso, che non può essere portato avanti in questa città, come purtroppo è avvenuto nel passato, in un certo periodo, basandosi sulle iniziative del singolo assessore, del singolo amministratore e via dicendo. Perché quando si parla di cultura si deve fare un discorso corale che deve significare anche coinvolgimento e partecipazione. La cultura a Taranto deve affrontare una nuova esistenza, una nuova vita, e per fare questo occorre coinvolgere sia, cosa che noi stiamo facendo nella nostra attività, bisognerà coinvolgere innanzitutto tutti gli enti e le istituzioni pubbliche che svolgono un ruolo fondamentale in questo campo. Penso all'università, penso al paesiello, penso alla sovrintendenza di Taranto Lecce, al museo archeologico, penso all'apporto anche della Marina Militare, che non significa solamente il Castello Aragonese, ma anche molto altro. Penso all'apporto che può venire anche dalla Chiesa, dall'istituzione ecclesiastica, che per esempio all'interno dell'isola è titolare di una serie di tesori architettonici e artistici di massima importanza e di massimo pregio, e così via. Poi bisognerà coinvolgere tutte le associazioni e i gruppi culturali che operano in questo settore, ovviamente quelli seri, quelli veramente organizzati. Io ho fatto un censimento di questi gruppi e sono oltre un centinaio, però poi di questo centinaio bisognerà individuare quelli che effettivamente lavorano bene in questo settore e quelli che invece svolgono un'attività così assolutamente velleitaria e di contorno. E poi ci sono le singole persone che non fanno parte di enti pubblici, non fanno parte di associazioni culturali, ma sono persone della cui presenza e del cui aiuto non si può certo fare a meno in questa città se si vuole portare avanti un discorso di cultura serio e non il discorso di cultura che si basa solamente sulla sagra, non so, della polpetta. O della salsiccia, che ci vogliono pure, però, intendiamoci. Devono avere una collocazione marginale, appunto, non essenziale. Non è che tutto si debba esaurire, certo, come purtroppo è avvenuto in passato. Io ho estremizzato un po' il discorso, non è così semplice. Allora, questa è la nostra intenzione. Okay. Irene Lamanna, dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Ho detto, lei tasta, ha il termometro della situazione. Se avesse dinanzi in questo momento il sindaco di Taranto e il presidente della regione Puglia, cosa chiederebbe? Per il turismo, ovviamente. Per il turismo a Taranto è importante un'opera di pianificazione urbanistica
che faccia confluire le esigenze strutturali del territorio con le esigenze imprenditoriali, unite tutte da un'operazione di marketing degna di Matera, dello sviluppo di Matera. Quindi quello che chiederei è di investire tantissimi soldini, esattamente come ha fatto Matera, per la promozione e l'organizzazione del territorio. Organizzazione nella quale tutti gli imprenditori, come me, che ormai da 15, quasi 20 anni, investono i propri soldini nel territorio e nelle proprie imprese, hanno cercato di dar lustro e pregio alla città, avendo talvolta un ritorno negativo non per le proprie attività imprenditoriali, ma per i servizi offerti dalla città ai turisti. Diciamo che fino ad oggi, negli ultimi 15 anni, tutti coloro che si sono approntati al dialogo del turismo fondamentalmente non conoscono neanche la nozione del termine turismo. Ribadisco, il turismo non è uno sport, il turismo è una materia. Che ci vuole la professionalità. Esiste, a proposito, proprio una facoltà di economia, scienze del turismo, economia del turismo, che guarda caso non è a Taranto ma è a Rimini, e dalla quale escono importanti operatori di marketing territoriale del turismo. Noi ad oggi ancora non lo abbiamo. Professor Carlucci, ma la cittadinanza risponde? La cittadinanza, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, quando vengono stimolati con tutte queste iniziative, con questi input, certo l'associazionismo ha fatto tanto, tantissimo, soprattutto in ambito ambientale, ma in generale il tarantino risponde o ormai si è rassegnato? Ma non è che si è rassegnato, ho detto prima, non crede nel rilancio della nostra città e non crede soprattutto nella possibilità che a Taranto possano crearsi opportunità di lavoro per i giovani. Ecco allora che è necessario una programmazione, come diceva Irene Lamanna e come per la verità ha delineato l'assessore Sebastio. È necessario una progettazione, perché noi senza una vera progettazione a breve, medio e lungo termine ovviamente non possiamo dare risposte ai nostri giovani e soprattutto ai nostri cittadini. Ecco allora che il patto per l'università, che Sua Eccellenza il Prefetto vuole realizzare, era stato convocato il tavolo, sarà riconvocato nelle prossime settimane per mettere insieme tutti i soggetti al fine di individuare quali possono essere le opportunità e le risorse per far crescere l'università a Taranto. E in queste ore ci auguriamo anche che il signor Ministro della Pubblica Istruzione provveda a emanare i decreti attuativi per la statizzazione del paesiello, perché se non viene statizzato il paesiello, Taranto perde un altro tesoro dal punto di vista proprio universitario. E questo la dice lunga, purtroppo dobbiamo dirlo, dal su come viene trattata Taranto, perché certo, vediamo le passerelle dei ministri, le promesse, poi quando si risposta deve passare alla fase attuativa, come i decreti attuativi, chi si è visto si è visto. Però noi sarebbe un Della Valle. Sì. Noi dobbiamo però anche continuare a portare Taranto al di fuori del perimetro territoriale provinciale. Ecco per esempio il Giardino dei Giusti, che noi stiamo cercando di realizzare con l'amministrazione comunale. È una dove è ubicato, delle opportunità, diciamolo per gli amici da casa, dove è ubicato? Quello noi con la vecchia amministrazione l'avevamo previsto alla discesa Vasto, adesso dobbiamo vedere nella programmazione dell'amministrazione dove sarà possibile collocare il Giardino dei Giusti. Un'altra iniziativa, il recupero di alcuni tesori, prima facevo riferimento a Irene,
Irene, il bassorilievo di Sant'Irene che è in via Garibaldi, noi abbiamo un progetto su questo con la collega Anna Maria Laneve per recuperare quel bassorilievo, il bassorilievo di Arcangelo Michele, replicarli con il coinvolgimento della sovrintendenza e poi mettere lì la copia. A proposito di sovrintendenza, è un tasto, vedo un piano e mi complimento con il titolare, perché la musica certamente è un, come dire, uno degli elementi più importanti per realizzare progetti e sogni. Bene, la sovrintendenza l'abbiamo persa e noi allora vogliamo recuperare almeno il chiostro di San Domenico, che non può continuare a far riferimento al polo museale di Bari, perché sarebbe una contraddizione. Cioè Bari prende un pezzettino del chiostro di Santa Michele. Di San Michele, lo prende questo piccolo pezzettino e poi tutto intorno c'è la sovrintendenza. Allora occorre un grande impegno. Io mi auguro che il 2018 sia per davvero l'anno della rinascita di Taranto, una rinascita evidentemente nel segno dei valori, perché questo è un altro problema su cui si sta impegnando molto l'assessore Sebastio, la legalità in particolare, e poi le nostre vocazioni. Io insisto, le nostre vocazioni sono il mare, i beni culturali e il turismo. E diciamocelo, poi nell'ultima parte di Polifemo ne parleremo, basta con questa destinazione industriale, questa condanna all'industria di Taranto, e anziché i voli civili a Grottaglie la destinazione cargo, e anziché i voli civili a Grottaglie i droni. Ma perché non dobbiamo vivere di turismo, di quelle che sono le nostre risorse? Prima di andare in pubblicità, è di nuovo Aldo Time, l'ora di Aldo. Allora Aldo, lui è il direttore, diciamo, il direttore operativo, chiamiamolo, di questa realtà del Beethoven. In alcuni giorni della settimana il Beethoven fa le ore piccole, per così dire, nel senso che ci sono tutta una serie di iniziative anche musicali proprio per avvicinare la gente, per vivere un sano relax. È l'alternativa a quei rumori della discoteca, una buona musica, lo stare insieme, il degustare le specialità, è un modo per superare i tanti problemi, non dico superare, ecco, per distrarsi un po', allentare la presa dai tanti problemi che ogni giorno ci sovrastano. Certo, anche perché la famiglia Cafiso si è investito a Taranto, non essendo nativo di Taranto come la signora che viene da Ostuni, comunque investito a Taranto, quindi significa che ci tengono alla città di Taranto. La voglia. Quindi organizziamo delle serate per i giovani con musica un po' più da giovani, ma anche abbiamo bel pianoforte dove facciamo delle serate col pianoforte, un po' di karaoke, e organizziamo eventi anche compleanni, prepensionamenti che abbiamo fatto ultimamente, un po' di tutto in generale, diciamo. Beh, con la politica di questo governo i pensionamenti bisognerà diventare molto ma molto anziani per andare in pensione. No, proprio questo, perché ci è capitato anche un prepensionamento proprio l'altro giorno. Caso eccezionale, però c'è stato. Poi la sera la buona musica, gli aperitivi, le happy hour. Certo, facciamo tantissimi aperitivi dove cambiamo ogni giorno offrendo vari aperitivi diversi. Poi abbiamo delle ottime tisane accompagnate da cioccolati rilassanti. Rilassanti, certo, rilassanti e tant'altro. Cioè noi, ripeto, a 360 gradi facciamo un po' di tutto. Perfetto. Per accontentare un po' tutte le tante. Beh, allora chiedo al nostro amico signor Giovanni, chissà che non ve lo strappiamo, non ce lo portiamo in televisione, perché rende molto bene. Ma io dal primo giorno quando l'ho conosciuto gli ho detto Aldo, e quindi ci tengo parecchio, perché innanzitutto è una persona seria, soprattutto una persona onesta, e poi nel suo settore è bravissimo in tutto, cioè lui sta qui, può stare anche da solo perché sa quello che fa. Che le devo dire? E poi tutti. E così
aggiungi un posto a tavola, potremmo dire, caramba, che sorpresa, abbiamo la consorte, la moglie del signor Cafisio, la signora Pasqua. E abbiamo detto che è di Ostuni, sì, però avete la tarantinità dentro. Sì, ormai sono tanti anni appunto che abitiamo qua per il lavoro di mio marito. Le mie figlie, guai che ritocca la città di Taranto, proprio loro hanno Taranto, abbiamo Taranto nel sangue. Abbiamo Taranto, quindi abbiamo investito proprio in questa città. Anima e soldi. Loro sì, vanno a Ostuni, anche perché è una città è conosciuta, come, però loro guai che ritocca Taranto. Loro come arrivano a Taranto, anche la nostra città. A me l'unica cosa che mi dispiace di questa città è che quando siamo in giro, qualsiasi parte, mi è capitato, dici dove sei? Di Taranto, ah, l'Ilva. E questa cosa mi fa male, perché non deve essere ricordata sola per l'Ilva, per i tumori. Cioè, Taranto è altro per me, cioè, è il lavoro. Sempre, perché... E la gioventù, cioè, come hanno detto anche le altre persone che sono qua intervistate stasera, c'è altro. Purtroppo viene ricordata, cioè viene conosciuta, neanche ricordata, per questa cosa qua, che è una parte reale purtroppo, però bisogna saperne uscire e andare altro, ricordarsela anche per altre cose questa città. Ecco. Conclusione finale. Beh, io la ringrazio innanzitutto di cuore per questa, a lei dottore Abate, anche al suo professore, al dottor Sebastio, a tutti quanti, veramente. E sono fiero di essere, da tanti anni sono qui, perché dal primo giorno quando sono arrivato ho detto mo ci metto le radici a Taranto, perché comunque ci troviamo benissimo. Taranto è bellissima, sì, ci sono questi problemi che lo sappiamo tutti, però speriamo con i migliori auguri. Io non sono nessuno, però vi faccio i migliori auguri che Taranto si riesca sempre a diventare sempre una cosa più bella, magari con tutti i settori, quello che hai evidenziato il signor professore e così via. Che le devo dire? Noi siamo tarantini, sì, io sono nato a Caltagirone, poi i miei figli sono nati a Taranto, quindi io amo Taranto come i miei figli e come tutti i tarantini, che tutto Perfetto. Qua. E la ringrazio di cuore. Dottor Sebastio, questa domanda me la deve far fare. Avrà intuito. Le sta piacendo la linea che Comune e Regione stanno attuando nei confronti dell'Ilva? Devo dire, una linea ferma. Beh, se non condividessi certe idee, starei facendo altro, no? Io non ho aspirazioni di carriere politiche, per ovvi motivi. Non ho bisogno della politica per vivere, per sopravvivere. Se sto lavorando in questo settore, sto lavorando perché ho determinate idee che voglio vedere se si riescono ad attuare. E naturalmente, siccome in un percorso una persona deve essere accompagnata, anzi deve accompagnarsi ad altre persone che ragionano alla stessa maniera, la risposta è ovvia. Siccome io sto e continuo a lavorare, mi sto impegnando, questo significa che sono convinto in quello che stiamo facendo e in quello che si potrà produrre. Calenda forse pensava che Taranto dovesse continuare a essere terra di conquista? Ma Taranto è stata considerata sempre terra di conquista e ha sempre avuto la tendenza ad affidarsi. No, io ricordo che quando Taranto era Taras, la città della Magna Grecia, per fare una guerra fummo costretti già allora a rivolgerci agli oriundi e chiamammo Pirro, che venne, fece i suoi affari e poi ci lasciò in mezzo ad una strada. Allora questa tendenza purtroppo è tipica nostra e risale quindi non a 50 anni fa, ma a 2000 anni fa. Vediamo se riusciamo a cambiare un po' quello che sembrerebbe un destino ineluttabile. Irene Lamanna, previsioni per il 2018, lei fa l'imprenditrice, non la maga, però diciamo, vedendo certi presupposti, certi spostamenti, certe così appunto certe attività che sono in cantiere, cosa si prospetta per il 2018? Allora, parole? O qualche fatto? Allora, guarda, parlo di turismo, parlo di crescita, di sviluppo, appunto, del territorio. Guarda Luigi, io devo stranamente in questa sede spezzare comunque una freccia in favore anche del passato.
sono tantissime gli scontri che tra imprenditori e associazioni si sono avute e si hanno con l'amministrazione. Scontri che talvolta servono proprio per smuovere gli interessi e crescere. Devo dire che, seppure lenti, dei movimenti ci sono stati, sia nella vecchia amministrazione, che per carità ha dato pochissimo al territorio, però dal punto di vista, incentivati, hanno saputo aprirsi alle novità e allo sviluppo territoriale. Da quello che ho potuto vedere da questa nuova gestione, anche questa nuova amministrazione, seppur ha bisogno di essere sollecitata, ha delle buone aperture nei confronti dello sviluppo territoriale. Devo dire che, grazie a Dio, non si chiudono nella loro... Grazie a Dio abbiamo una giunta, poi si può condividere o meno, si possono condividere o meno certe scelte, però abbiamo quantomeno degli assessori competenti nel proprio settore. Questo è importante. Indubbiamente. Poi la linea politica, ci sono tanti aspetti che io non condivido, però devo dire che almeno abbiamo gente preparata, gente che fa ciò che è il suo mestiere. Appunto. Prima abbiamo avuto certe volte nomine politiche per cui io ho preso 1.000 voti, 1.800 voti, allora faccio l'assessore ai lavori pubblici. Io, Luigi Abbate, non altri. Purtroppo quelli ce li abbiamo ancora. Ci siamo capiti. Però, Carmine Carlucci, parte, risposta al volo, parte il 2018, la prima battaglia del Comitato per la Qualità della Vita. Come apriamo le danze nel 2018? La apriamo, prima di tutto, come ho detto prima ho fatto un errore, non il convento, il chiostro di San Michele, ma di San Domenico. E l'apriamo appunto riportando a Taranto quel chiostro, riportando a Taranto alcune facoltà, alcuni corsi di laurea e in particolare puntando al corso di laurea in medicina nell'ospedale Marina Militare, perché quella è la sede giusta, e poi evidentemente creando le condizioni perché la Città Vecchia, sulla quale ci sono ormai fiumi di parole, sia davvero un centro come lo è Ostuni, signora. Ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga, però dobbiamo cominciare ad abbattere i cancelli che ostruiscono alcuni dei vicoli più belli di Taranto, della Città Vecchia. Dobbiamo riappropriarci, e credo che l'assessore al patrimonio e la giunta sta operando in questo senso, dei palazzi della Città Vecchia, dove ci sono persone che si trovano lì per caso, tra virgolette, e quindi dobbiamo creare le condizioni perché Taranto sia considerata non più la città dell'Ilva, ma sia considerata la città dei riti della Settimana Santa, la città dell'archeologia, la città del mare e per il mare. Perfetto, dei due mari. Luigi, permettimi. Sì, prego. Il professore mi ha ricordato appunto dell'importanza dell'ospedale della Marina Militare e soprattutto sito archeologico straordinario, ma non solo, non nascosto, non fruibile. No, è fruibile, è richiesta, è fruibile. Un po' come, però poi avremo anche l'arsenale, le bellezze dell'arsenale occluse. E purtroppo quelle sono già state donate e state respinte, però lì possiamo fare un altro polifemo. Noi andremo il 14 febbraio in Arsenale a fare il premio Qualità della Vita, che sarà assegnata quest'anno alla Brigata Marina San Marco, e quindi quello sarà una ulteriore occasione per dire che lì c'è un tesoro. Andiamo un in conclusione tesoro. Perché i tempi... Fammi dire questa cosa, prego. Che è importantissima a proposito di medicina: la Marina Militare, grazie alla Marina Militare, abbiamo a Taranto, proprio nel centro ospedaliero, la camera iperbarica, che la Regione non è riuscita a portare a Taranto, ma la Marina Militare sì. Meno male che la Marina Militare c'è. Meno male, esatto. Una fortuna. Bello, bello. E allora ringraziamo intanto la
proprietà del Beethoven per aver permesso qui la realizzazione di questa puntata, così ci congediamo dal 2017 e ci affacciamo al 2018. Abbiamo avuto anche modo di vedere come non siete soltanto degli imprenditori, ma siete delle persone amanti del territorio. E queste belle iniziative culturali che intendo fare mettendo a braccetto Taranto e la Sicilia, beh, è un buon viatico per il 2018. Allora ringraziamo la signora Pasqua, ringraziamo Giovanni Cafisio, ringraziamo il dottor Sebastio, assessore alla cultura, alla legalità e all'attuazione del programma del Comune di Taranto, la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo, il professor Carmine Carlucci, presidente del Comitato per la Qualità della Vita. Bene, ora gli obblighi pubblicitari e al rientro un'altra parte di Polifemo.